trovano da Wikipedia. Ovviamente non lo dicono che hanno copiato e incollato, però lo prendono da lì. Ci sono persone che costituiscono interi libri con i brani. All'università questo non era possibile, almeno per me, perché io ero abituato a leggere riga per riga le citazioni degli studenti, da una serie di libri da leggere, certo. Non era così, però certamente un conto fino a quando iniziava l'università, un conto adesso, però certo un professore che è professore si accorge se uno studente copia da Wikipedia, copia e non cita da un libro, ma ho detto bene, da Wikipedia si copia e da un libro si cita, è così? Sì, da entrambi bisognerebbe rielaborare in realtà, comunque. Ti chiedo, c'è una concezione della fatica, del sapere come fatica. Cioè, normalmente i difensori dell'ordine sono quelli che dicono, ma tu devi andare in biblioteca, prendere i libri, e non sappiamo a volte le biblioteche a Roma, in Italia, come che significano, quindi devi sudare, devi cambiare, mentre con Wikipedia, papà, fai subito, quindi non fatichi. Quindi il sapere non è più basato sul sacrificio, che è una concezione fondamentale da Freud in poi, no? Il sapere è basato sulla sublimazione. No, è basato sull'immediatezza, diciamo così. Ma allora questa immediatezza è una citazione o una copia? Non è un'immediatezza, perché praticamente in realtà a volte c'è comunque un lavoro sull'enciclopedia che invece non può essere una copia, quindi comunque è solo una parte, quello che dici tu è solo una parte, perché in realtà invece sull'enciclopedia si può citare, e poi con la nuova legge non so nemmeno più tanto sicura che si possa fino in fondo, perché lo sai che adesso con la nuova legge per cui poi era stata stipulata l'etichetta più forte che è diventata nera per qualche giorno, praticamente è proprio perché non c'è più il diritto di citazione, non esiste più. E non puoi scrivere tre righe prendendole da un altro libro. Quindi lì veramente la gente. Cioè, scrivo un saggio, non posso più mettere la Wikipedia. No, questo sì, è quello che scrive su Wikipedia che non può prendere dal saggio, nemmeno tre righe, perché con la nuova legge, questo è proibito, infatti anche Google ha tolto, prima c'era la visualizzazione di qualche riga di ogni libro, adesso i libri che non sono fuori diritti li sta togliendo. Comunque, riallacciandomi al discorso che tu facevi prima degli sconosciuti, dei registi di serie, ci sono anche quelli ancora più sconosciuti, che sono quelli che fanno i sottotitoli. Adesso non so più quanto sia, diciamo così, piratesco da andarti a vedere le serie piratate. Però nelle serie che vengono messe in streaming, nei vari siti di streaming, diciamo così non ufficiali, ci sono centinaia di persone che ogni giorno lavorano per fare i sottotitoli delle serie, di solito dall'inglese, però sono persone che noi non sappiamo chi sono, anche lì si nascondono dietro degli pseudonimi. E poi traduttori, sono traduttori sconosciuti. Sì, e poi ci sono anche non sono i doppiatori, sono quelli dopo. Ci sono anche i siti che parlano dell'editoria. Per esempio, che so, Writer's Dream. Sembra che anche lì tutti quelli che frequentano questa specie di forum dove si parla questo editore a pagamento, questo editore non lo è e così via, sono tutte persone che comunque a quanto visto quasi tutti sotto pseudonimo, quindi c'è un mondo di persone che lavora per il bene comune.
ma il bene comune. Per il bene comune, ma nello specifico Wikipedia, tornando ad Arianna, è proprio un mondo dove ti viene data la possibilità di resistere, di esistere resistendo, resistendo. Quando è che una persona si va a suicidare? Uno dei motivi per suicidarsi qual è? Il senso di inutilità del vivere, cioè senti di non avere più uno scopo nella vita. Questa enciclopedia ti dà uno scopo, però glielo bloccano. Io questo ho capito. A un certo punto Wikipedia tu dici questo: contribuire. Non possono esserci dittatori, tra virgolette, invece di amministratori che vogliono decidere chi deve esserci e chi non deve esserci. Cioè, a un certo punto Arianna scopre che l'organizzazione di Wikipedia non è così democratica come appare, ma ci sono delle persone che decidono: questa scrittrice ce la possiamo mettere o questa giunta non ce l'ha. Allora, da quanto ho capito io, è che la crisi di Arianna è determinata da un punto, diciamo così, di incidenza drammatico tra la sua professione, tra la sua vita privata, che è un disastro. E noi conosciamo dal punto di vista del marito tassista, ma non conosciamo, diciamo, da un punto di vista di lei, perché lei non parla mai. È il marito che ci racconta a lei cosa faceva in tutti i conti, però, ma non è per quello. Però lei, io dico, come l'ho visto, io a un certo punto ho pensato: qui lei vuol fare la biografia di una scrittrice ottocento, adesso mi sfugge il nome, e trova dei problemi. Allora, chi è che decide se una, se un artista è un artista che merita andare su Wikipedia? Ci sono delle regole. Questa è la domanda fondamentale. Chi decide chi che la tua casa editrice sta su Wikipedia? No. Chi lo decide? Non può nemmeno starci. Lo decido io. Ecco. Ma allora tu anche sei... perché? Perché in generale una casa editrice, per stare su Wikipedia, deve avere almeno 25 anni di vita, e questa non ce l'ha, per cui... No. Da 19 anni che siamo. Ma più di 25 anni ci può stare lui. Ci può stare lui, non come deve Rogas. Aver pubblicato almeno 3 libri. Tra le altre cose, deve aver vinto un grande premio letterario. Deve avere avuto ha vinto sul football, sul deve calcio. Avere avuto delle recensioni di recensori molto quotati. E che altro? Questo già. Questo crea un meccanismo che è interessante, sì, perché no, è l'anatra. Ci sono delle regole, delle regole che si chiamano l'enciclopedicità, è determinata, non è determinata da Wikipedia, è determinata dalle fonti. Sono le fonti che fanno questa enciclopedia. Le fonti non sono mai neutrali e non sono mai universali. Sì, ma Wikipedia non è. Per esempio, tutte le questioni indigene, adesso non voglio entrare nel parlo antropologico, ma scusa, tutte le questioni indigene diventano profondamente complesse. Chi ha il diritto di descrivere una cultura indigena, per esempio del Brasile, che non ha nulla di queste cose che stiamo dicendo qua? Certo. E allora sono sconosciute, sono ignorate. Non no, esistono. Ci devono essere stati dei libri che ne hanno parlato. Ma il libro non, sono cose diverse. Un conto è il soggetto sciamante, bororo, quello che vuoi, è un conto il libro che parla di lui. Sono due logiche diverse. Certo. Capite? Allora in questo modo si crea un meccanismo. Però... La fonte non è il soggetto. La fonte è chi narra sul soggetto. E il soggetto... Wikipedia... dissolve il soggetto? È basata sulle fonti, e tramite le fonti si parla del soggetto.
Non c'è altro modo. La fonte parla del soggetto e sul soggetto, ma il soggetto non parla. Il soggetto non parla. Arianna non parla. Arianna non muore perché, te lo dico io che l'ho conosciuta, non so meglio di te. Dipende dal marito. Arianna non muore perché stava scrivendo quella voce. Tant'è che lui, il marito, poi la pubblica la voce, e la voce viene pubblicata. Adesso non c'è la voce, ma semplicemente perché Arianna ancora la deve pubblicare, perché non è detto che la storia di Arianna si svolga nel nostro passato. Arianna adesso è su Wikipedia, sta scrivendo oggi, non oggi, oggi non so. Domani. Ma domani è su Wikipedia e sta scrivendo delle biografie di donne. Allora, lei a un certo punto inizia a scrivere questa biografia, no? Ma non è che non gliela pubblicano, non gliel'hanno ancora pubblicata. Ok? Perché la sta scrivendo, però domani, prima di finire di scriverla, o dopo domani, o tra un anno, prima di